Ciao da Paolo Sinibaldi. Cominciamo questo servizio di beach tennis dalla fine e cominciamo dal risultato che ha caratterizzato questa trasferta riminese per la Beach Tennis and Sports di Tortoreto, che aveva lo scudetto cucito sulla maglietta e ha raggiunto il terzo posto. Un risultato che probabilmente non soddisfa le aspettative, ma questo è lo sport, bisogna accettarlo. Lo sport non si fa col senno del poi, però le interviste purtroppo si fanno col senno del poi. Allora ti chiediamo, che cosa non rifaresti? O che cosa avresti voluto fare e non hai fatto? Guarda, io rifarei le stessissime cose, perché noi quando noi lavoriamo in gruppo, le scelte le facciamo in gruppo, quindi non è che devo dare una responsabilità o c'è stato qualcuno che o abbiamo preso delle decisioni avventate. Sono state prese delle decisioni che l'anno scorso erano state vincenti, quest'anno per un 15, che è un long tie break, 12-10, capisci che rifarei tutto, ci rimetterei la firma, sarei lì 10 pari al long tie break. La gioventù, la giovinezza di questa squadra di Cesena, la CRB, vi ha, diciamo, un po' sorpreso. Il match che ti riguarda in prima persona, quello con Giulia Curzi, lo avete vinto, però lo avete vinto, diciamo, a fatica. I giovani crescono. Assolutamente sì, questa è dimostrazione del fatto appunto che ci sono delle nuove generazioni che stanno giocando, che stanno crescendo e già mettendoci in difficoltà adesso, non oso immaginare tra 4-5 anni ci mangeranno assolutamente in testa. E, comunque sono state bravissime, noi abbiamo avuto un calo di tensione molto più mio rispetto che della Giulia, durante il secondo set, però alla fine se non si è riuscita a portare a casa. Proprio per una questione di 2 punti, però ci è andata bene, almeno quello. Riusciamo a testa alta, ma il livello è molto alto, abbiamo giocato tutte le partite al massimo, non abbiamo nulla da rimproverarci. La realtà dei fatti è che i ragazzi che stanno venendo su, dei quali parlavamo già 2 o 3 anni fa, insomma, sono sempre più bravi e sono sempre più vicini, talmente vicini che oggi l'hanno spuntata sia nella prima partita con Casadei affiancato a Meliconi che nella seconda partita Foschi e Antonelli, quindi onore al merito al CRB, noi abbiamo fatto il nostro, siamo usciti a testa alta, peccato. Ci credevamo in questi campionati italiani, volevamo riconfermare il titolo di anno scorso e purtroppo non ci siamo riusciti, ci siamo andati vicini alla finale. Però gli altri sono stati più bravi, nei momenti decisivi hanno giocato meglio e peccato, cioè, rimane un briciolo di dispiacere, però ci riproveremo sicuramente il prossimo anno.